l'atmosfera che hanno creato gli Imagine Dragons, però è bello ancora di più questo momento che a noi piace tanto, inizia a piacerci sempre di più condividere e conoscere meglio gli artisti italiani, belli artisti e bravi che abbiamo qui in Italia. Diciamo che all'interno della rubrica Disco Volante vi proponiamo tante cose, tante belle novità musicali. Anche ieri, insomma, abbiamo avuto un'intervista, ma siamo molto contenti di accogliere qui a Radio Roma nel Drive Time Stefano Cuccarone degli Sciampisti. Buonasera Stefano. Benvenuto. Ciao, buonasera a tutti. Ciao Federico, ciao Sara. Ciao. Benvenuto su Radio Roma. Dobbiamo dire che sei tu quello che fa le veci di tutta la band, nel senso che comunque voi siete in quattro, ma oggi ci sei tu a fare appunto il... Tu che sei poi voce e tastiere, che è quello che è considerato un po' il frontman, no? Di solito. Così dicono, ma noi siamo un gruppo anomalo, siamo quattro frontman, ci piace dire, o quattro spalle, diciamo così, ci piace essere tutti insieme. Sai da cosa ho notato questa caratteristica? Infatti te lo volevo anche chiedere, nella bio che è legata insomma alla musica, al comunicato rispetto ai vostri nuovi singoli, venite descritti appunto come una band marchigiana composta da, e il primo nome è quello del batterista, che di solito arriva sempre un po' dopo rispetto agli altri, no? È vero, ma è un caso, guarda, non ci abbiamo fatto mai caso, è venuto, è così, siamo noi quattro, quindi l'ordine non importa, non c'è un ordine, siamo noi quattro. Anche perché io credo questo sia un messaggio importante per le band in generale, perché ha senso essere una band con un pensiero del genere, altrimenti sarebbe un cantante con dietro i musicisti. I musicisti, certo, certo. Senti, a noi non piace fare domande scontate, a maggior ragione che questa poi sicuramente è una domanda che vi avranno fatto in tantissimi. Però una band che si chiama Sciampisti non può non rispondere al perché questo nome è nato, da dove l'avete preso, purtroppo. Ci fa drizzare un po' il capello allora. Volendo. Ah, in realtà è molto semplice se uno sa la storia, adesso ve la racconto. Noi siamo nati e abbiamo la nostra base in una splendida cittadina marchigiana che si chiama Pergola, okay. E che è in provincia di Pesaro, a cavallo tra la provincia di Pesaro e la provincia di Ancona. Alla fine di luglio c'è una festa molto rinomata dalle parti nostre che si chiama Festa del Vino. Ah. E il venerdì sera, che è la prima festa, in una delle cantine storiche dove io spesso sono lì a far servizio, c'era bisogno di una band. Ci siamo improvvisati quattro ragazzi del posto, uno ero io, l'altro è il batterista, poi gli altri due sono cambiati ma per l'evoluzione del progetto, e abbiamo iniziato facendo una sorta di karaoke tutto italiano, e la serata è stata così bella, così frizzante, che ci siamo resi conto che le canzoni che tutti cantiamo sotto la doccia funzionano. Certo. E da lì ci siamo chiamati Shampoo. Poi dopo 2-3 anni ci siamo accorti che gli Shampoo esistono sul serio, sono una cover band, una band che ripropone in napoletano i brani dei Beatles. Dai, vabbè. E hanno una storia bellissima, vi invitiamo ad ascoltarli, ma noi siamo un'altra cosa, quindi non volevamo assolutamente sovrapporci e sono nati gli Sciampisti, cioè, perché siamo rimasti sul solco, diciamo. Non male, eh? Interessante, vedi, anche conoscere tutto quello che c'è dietro alla nascita proprio di una band e come si creano anche dei rapporti fino a capire determinate cose. È davvero interessante. Ci piacerebbe, a proposito di conoscervi un po' meglio, se riuscissi a descrivere, anche se vuoi con qualche aggettivo o termine, quello che ti viene, di descrivere la vostra band, quindi come siete, chi siete, da dove veni, un fiorino. Un fiorino. Siamo una band che non vede l'ora di tornare a suonare live, quindi una band di energia. Abbiamo proprio la nostra cifra è che abbiamo proprio piacere di salire sul palco e di sprigionare l'energia che ci riesce quando siamo noi quattro sul palco e le persone sotto. Quindi, se dovessi dire, siamo degli piccoli artigiani esploratori del pop pieni di voglia di musica, di energia. Beh, mica male. Ho detto più di una parola, però dai, mi sono fatto capire. Assolutamente sì. Senti, prima parlavamo all'inizio, no, di questa cosa che nessuno è frontman, tutti sono frontman, o nessuno è spalla, tutti sono spalla. Questo forse anche perché voi prima di essere una band siete anche amici comunque nella vita e lo siete da un po'. Quanto è importante che questo arrivi prima della costruzione di una band? Se è corretto tutto quello che ho detto fino ad ora.
Ma guarda, io sono d'accordo con te, non so se c'è una formula per cui è necessario essere amici prima e poi fare una band. Credo che questo non è detto, non sia detto, però sicuramente è un valore aggiunto, nel senso che poi quando vai a confrontarti, vai a scrivere insieme, vai a stare molto insieme perché si condivide il palco, si condividono i viaggi, si condivide la sala prove, si condividono i pensieri, non solo musicali. Per forza o si è amici o ci si stima, ci si vuole bene o altrimenti si fa molta fatica. Credo che questa sia l'esperienza di tutte le band nel mondo e nella storia. Certo. Quindi praticamente l'importante è non mettere zizzania nel gruppo. Bravissima, bravissima, hai decisamente azzeccato la parola giusta. Senti. Mai mettere zizzania, a meno che non vogliate mettere la nostra zizzania, che è un'altra Ma cosa. infatti noi quella volevamo mettere, che se non sbaglio, dici tu, dovrebbe essere una delle prime canzoni con la quale siete uscite, che poi è andata a confluire nel disco che è uscito a maggio, il vostro disco d'esordio, che si chiama Il tuo vestito migliore. Esattamente, è il nostro primo singolo che è uscito 2 anni fa, è stato il nostro primo esperimento come autori. E ci è piaciuto così tanto che abbiamo deciso di fare un disco e come hai detto tu è nato il disco che poi tra l'altro qui che è fresco fresco si chiama Il tuo Ah, vestito vedi? migliore appena detto Già è bellissima questa cosa di vedere un disco il supporto fisico. fisico Sì. cavolo Bellissimo. bravi Ci trovate online dappertutto, però era certo troppo bello avere ci il disco credo vero, il CD vero. Senti, facciamo una cosa, noi ascoltiamo questo brano, il vostro primo in assoluto, e poi torniamo a parlare con te perché abbiamo ancora da raccontarci un po' di cose. Benissimo. Signore e signori, gli sciampisti con Zizzania. La portata già letto, ma non vedi gli piace like. Lui le fa il risetto, le ha cambiato il rossetto, gli ha già detto buongiorno Mike. La camicia è un difetto, è sporco pure il colletto, ma non vedi son finte Nike. È vegano il cornetto, colazione al baretto, è una scusa la mountain bike. Al lavoro è una noia, quando è fuori è una gioia, ma non vedi che faccia fa. Senza lei si trasforma, come sempre di norma, vuoi parlarmi di libertà? Ma che lei si consola, non sa stare da sola, ma è una cosa di un anno fa. Facci caso, non è un caso che lui è proprio un vicanaso, quando è preso di famiglia, guarda un po' come sbadiglia cara. Se i tuoi problemi non sono i fatti tuoi, che per godere ti fai gli affari miei, non sarà il caso di guardarsi allo specchio più spesso, guardati adesso, sai, forse hai ragione quando ridi di me, ma sono certo che se guardi da te, da ridere tu non lo troverai mai. Che detto, le ha lasciato un biglietto che regali le comprerà. Sì che lui poveretto il lunedì va calcento e i dispiaceri che le darà. Due parole in prosecco, le ha già preso un chiletto, vuoi parlarmi di fedeltà? È incapace sul lavoro, l'hanno detto tutto in coro, le hanno fatto già il contratto, sai i piaceri che avrà fatto cara. Se i tuoi problemi non sono i fatti tuoi, che per godere ti fai gli affari miei, non sarà il caso di guardarsi allo specchio più spesso, guardati adesso, sai, forse hai ragione quando ridi di me, ma sono certo che se guardi da te, da ridere tu non lo troverai mai. Per godere di
Si chiama Zizzania il singolo d'esordio degli Sciampisti, che sono composti da Tommaso Adanti alla batteria, Andrea Marinelli al basso, Stefano Tommasetti alla chitarra e Stefano Cuccaroni alla voce e tastiere, che poi è anche il volto che si è prestato per raccontarci gli Sciampisti qui oggi al Drive Time di Radio Roma. Senti, questo disco, che poi è nato e nel quale è contenuta anche questa prima traccia che avete fatto, alla fine è un po' la summa di un percorso che è durato diverso tempo, perché ci hai detto che questo primo singolo è uscito 2 anni fa e in qualche modo raccoglie un po' quello che è il vostro vissuto, no? I vostri stralci di vita, in cui vi riconoscete sicuramente voi come persone prima ancora che come membri di una band, e poi anche noi che magari la ascoltiamo da fuori. E visto che siete, ecco, così tanto amici, abbiamo parlato tanto di questa unione, poi alla fine cosa succede? C'è qualcuno che porta le proprie esperienze e tutti le fanno proprie e le raccontano, oppure, non so, vivete dei momenti condivisi che poi buttate dentro la vostra musica? Come nasce il processo creativo di un pezzo? Ma non c'è un vero e proprio percorso prestabilito. Molte volte capita che nasce un'idea da uno di noi, lo portiamo in studio, se più avanti magari è più compiuta, ci mettiamo mano tutti quanti e cerchiamo di limarlo secondo il gusto di tutti fino a renderlo definitivo. Altrimenti può capitare che arriva un embrione in studio e poi suonando insieme, mettendoci dentro ognuno un po' il proprio di vita vissuta, di vita insieme, di ricordi, nasce il brano in sé. Ti posso dire che all'interno del disco ci sono tutte e due le casistiche, diciamo così. Le casistiche cadono anche un po' sull'amore, perché nel nuovo singolo Mi fa stare bene, cioè il fulcro è un po' quello, è il protagonista del pezzo assoluto. C'è un modo in cui volete raccontare o far arrivare e parlare d'amore tramite questo pezzo e la vostra musica? Allora, guarda, la domanda è molto bella e ti ringrazio, Sara, perché il disco parla un po' come tutti, tutte le storie, inevitabilmente ci sono molte canzoni che parlano d'amore nel disco, con più sfaccettature. Mi fa stare bene quella più schietta, forse quella più pura, la più sincera, senza troppi fronzoli, sovrapensieri, e appunto raccontiamo a quella persona che mi fa stare bene, e forse è la dichiarazione d'amore più bella che c'è, a dire a una persona mi fa stare bene. Beh, che parte poi tutto dalla base. Direi assolutamente di sì, è una bella cosa. Si legge poi, tra l'altro, tra le righe, diciamo, in cui descrivete questo nuovo singolo, che per voi l'amore non segue dogmi, è un mondo in cui tutto si può. Voi siete sicuri, eh? Quando c'è il rispetto dell'altra persona e delle persone intorno a sé, è tutto lecito. Adesso non pensate che siamo chissà quali esploratori, però sì, assolutamente. L'amore ha tante facce, tra il perdono e l'amore vero, l'amore passionale, l'amore pieno di sentimento, e quindi ci piace pensare che non c'è anche lì una categoria per l'amore. L'importante è essere sinceri. Che è la base, anche questo, dei rapporti. Era una domanda un po' provocatoria. Mi è piaciuto molto come sei uscito da questo piccolo labirinto. Sono uscito bene. Puoi asciugarti il sudore in questo caso. Questo singolo è accompagnato da un video molto divertente, che tra poco vedremo per i nostri amici che sono a casa e possono vedere il video musicale, altrimenti comunque sarà in rotazione, certo. Quindi per diverso tempo potrete ascoltarlo, avere l'opportunità, certo. E divertente, quindi vi siete anche un po' divertiti tra le spiagge marchigiane a girare questo videoclip. Assolutamente, venite nelle Marche, perché adesso si sta proprio bene, adesso al di là dei vari problemi di spostamenti speriamo che tutto si risolva, ma veniteci a trovare, perché avete nelle Marche c'è tutto, e quindi le spiagge, le montagne, i centri storici, questo è uno spot grosso per la nostra regione, per quello che può valere, però sì, le Marche sono bellissime, abbiamo approfittato delle nostre spiagge per fare un video in cui ci siamo divertiti molto, sì.
Senti, chiocciolina Sciampisti su Instagram, Sciampisti su i vari, diciamo, servizi di streaming per ascoltarvi ed entrare un po' nel vostro mondo. Ci abbiamo provato, ti ringraziamo per averci messo il viso in TV e la voce, caro Stefano Cuccaroni. Salutaci tutti gli altri e speriamo quindi di rincrociarci e di rincontrarci presto nel nome della musica. Siamo noi a ringraziarvi, vi saluto da parte di tutti, ringraziamo voi, tutta la redazione, ringraziamo tutti gli ascoltatori di Radio Roma e veramente speriamo di ribeccarci presto. Lo faremo, intanto noi ci ascoltiamo il vostro ultimo singolo, Mi fa stare bene, una delle più belle dichiarazioni di amore che abbiamo conosciuto in generale, ma anche questa canzone sicuramente ci farà stare bene. Grazie Stefano per essere stato qui con noi. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Giornata si è accesa, il tuo buongiorno è un'attesa, è proprio accanto a te. Ho anche voglia di uscire, sono pronto ad ascoltare. Lontano da te, io ci rifletto e dentro a capo fitto nei pensieri che spesso mi tormentano. La strada con te è la mia libertà. Vorrei che fosse il gioco di una vita. La strada con te è un cielo mezzo sporco, un tramonto di stelle che mi bagna il volto e mi fa stare bene. Gente che parla con disprezzo e poca onestà, e la gente che guarda, scappa, pensa, a volte non sa il dolore che provoca, ed ecco che tu, un semplice gesto, e tutto riprende realtà, i colori a moto orchestra suoneranno nella testa. La strada con te è la mia libertà. Vorrei che fosse il gioco di una vita. La strada con te è un cielo mezzo sporco, un tramonto di stelle che mi bagna il volto e mi fa stare bene. Alle spalle, col sole che cala e stringe la notte, il tramonto ha un nuovo significato, tornare da te è il mio sogno conquistato, che mi fa stare bene. La strada con te è la mia libertà. Gioco di una vita.